A Daniele, invece, la retorica del silenzio forse è una forma di atteggiamento da profeta, da guru, eccetera, eccetera, ma stare zitti, no. La cosa migliore è veramente il silenzio. Di fronte a moltissime... Non sono d'accordo. Di fronte ad alcune domande il silenzio. Di fronte ad alcune domande, io per esempio resto dell'idea che, mi scuso, magari ci torneremo una volta, se vi interessano questo tipo di strane lucubrazioni un po' zigzag, la domanda sul senso della vita è meglio stare zitti. Nel senso che è talmente confusa. Cioè, è questa una domanda di senso narrativo? Cioè, devo vedere la mia vita come una specie di romanzo che finisce bene o male o da nessuna parte? Devo vederla come una serie di stadi che vanno, non so a cosa poi esattamente, perché poi voglio dire, il sottoscritto non solo sa benissimo che muore, ma muore anche presto, cioè ho 67 anni, non è che ne ho 50 da discutere l'argomento. Il senso di questa cosa, ma non lo so, se torneranno fuori la cornea e qualcuno che è cieco avrà un occhio regalato al sottoscritto, sono contento, ma non è il senso della mia vita, succede. Questa è una delle cose molto belle di Musil en passant. Musil è uno che mette sempre non solo l'acceleratore su quanto quello che sembra legiforme, ripetitivo, stabile, in realtà è un caso, è proprio un caso. È come il temporale, che naturalmente può arrivare, può anche non arrivare. Una giornata è di bel tempo e va benissimo, però è un caso. A volte arriva il ciclone, la tromba d'aria, il tornado, i vari fenomeni. Cosa sia questo? Beh, certo, a livello di piccole particelle si può descrivere, ma bene, si può descrivere. È un caso che arrivi e che arrivi in quel posto. Musil è uno che insiste infinite volte. Perfino nei primi tre capitoli c'è un incidente stradale che genera una enorme quantità di effetti, che è un caso. Era il periodo in cui il traffico delle automobili era un po' una novità e qualcuno si è fatto investire, come il sottoscritto, che è un caso. Non è che ci sia un piano per investire me. Per caso sono stato investito. Tutte le strade della filosofia portano a Wittgenstein? No. Tutte le strade della filosofia portano a Platone. Wittgenstein era un personaggio abbastanza o forse molto geniale. Era un eccentrico, cosa che gli ha permesso di sbarazzarsi di tutti gli orpelli delle imbecillità della bibliografia, di leggere e non leggere, per cui leggeva o l'equivalente dei gialli Mondadori della sua epoca o scriveva quello che gli pareva di scrivere. Come probabilmente sapete, essendo Wittgenstein un superbo di rara superbia, alla sua seduta di tesi, per il dottorato, in cui ha dato l'unica cosa che ha scritto, cioè Tractatus, ha annunciato alla commissione: non fatemi domande perché tanto non capite niente. Tutti hanno detto: ma come si permette? Per fortuna c'era Russell che ha detto: guardate, forse ha perfino ragione, lasciate perdere, perché se si arrabbia è ancora peggio, è già uno insopportabile così com'è, lasciatelo perdere. Vedi che lì c'è lo stile del guru, mi dispiace, io sì, non so, no, che tu ami vedere. No, ma è vero, Wittgenstein aveva un aspetto di... era un guru di tipo diverso, il guru che parla poco, che è quello che credo che sì, Daniele ti era un guru dicendo, che parlava poco, poi aveva una cosa, un attimo, prego, quello che Daniele ti sta dicendo, che ci sono molte maniere di essere guru. Wittgenstein era una di queste, distaccato, aristocratico, estremamente avaro di se stesso, dei suoi pensieri, e che però poteva permettersi acquisiva uno status dicendo: ascoltate e basta, che non avete capito. Io ho capito. Io sì che ho capito. È tutto vero. Lui pensava di aver capito tutto. L'unico incontro con uno che forse aveva capito quasi tutto, è molto noto che appunto Wittgenstein cominciò a scrivere cartoline a Frege. Frege gli disse: senta, venga a trovarmi e mi mandi il suo scritto perché non so cosa dice. Frege, che era una persona di moltissima chiglia fissa, era uno molto stabile, ha detto: guardi, mi sembra un'eccellente opera d'arte, però non si capisce niente. E Wittgenstein una volta tanto è stato zitto perché non aveva nulla da dire. Per cui sì, c'è un aspetto di guru, sono d'accordo.
quelli che a me sono più simpatici sono quelli che guru non sono. E in questo devo dire alcuni dei greci sono assai bravi, sono bravissimi personaggi come Leibniz, cioè della gente che ti spiega delle cose francamente oscure in termini quasi penetrabili e che semplicemente ti dice delle cose intelligenti, a cui non c'è una specie di sentiero privilegiato, tantomeno il famoso sentiero interrotto, per carità di Dio. C'è un percorso che bisogna fare. Lui dice: se vuoi ti spiego perché questo percorso si fa così e come lo si fa. Quelli sono bravi. Wittgenstein sì, è un caso particolare di un eccentrico supremo, aveva l'enorme vantaggio di essere come Feltrinelli, cioè di essere miliardario e di potersi permettere assolutamente tutto quello che voleva, per cui non era sottoposto alla pressione che molti hanno, che bisogna ogni tanto che uno dica al suo direttore di tesi o anche a quello che ti fa l'esame, bisogna dire bene di quello che dice l'esaminante, non l'esaminato, semplicemente perché uno ha paura che ti boccino all'esame e diventa un caso dolente, bisogna ripetere l'esame e così via. Wittgenstein ci poteva permettere, non solo per la notoria potenza intellettuale del personaggio, anche di dire appunto: avete tutti torto. Quando trovava, era un tratto del suo carattere, quando trovava un muro duro si stizziva. È famosa questa cosa che pare sia vero abbia messo con uno degli spegni fuoco di un camino, abbia puntato questo ferro a Karl Popper, che era un altro viennese della sua generazione, e gli disse: allora, se voi dite questa cosa, ditemi un esempio di una regola di ordine etico. E Popper, devo dire, dimostrando considerevole freddezza, pare abbia risposto: una buona regola è non si minaccia chi fa domande con lo spegnicamino. Wittgenstein probabilmente ha buttato... Non si minaccia con lo spegnicamino chi fa domande? Sì, no, non si minaccia uno che fa domande, se o gli rispondi o gli dici che la domanda è idiota e te ne vai, ma non si minaccia uno dicendo: allora, datemi un esempio. Un esempio buono è non fate minacce a chi fa domande. Comunque, voglio dire, Wittgenstein è un caso veramente particolare, non è affatto un... No, ma è un buon prototipo. Adesso siamo andati su una discussione che in realtà, di nuovo, gira attorno, perché la motivazione, ecco, Musil parte. Forse Musil era riuscito a superare, grazie al fatto che non divenne famoso, riuscì a mantenere in vita, da quel poco che so, da quello che tu sai di più che hai confermato, questa forma di distacco per cui guru, almeno guru pubblico, non divenne mai, mai si ebbe l'idea che avesse delle verità da vedere. Chi lo sa poi nel suo ambiente, perché è uno che la sua ironia ti dà l'impressione che lui le cose le ha capite. La cui biografia è in realtà nota. Nel caso di Musil, a un certo punto vede pochissime volte sua moglie. Musil aveva delle nevrosi molto particolari, una delle quali era di non potere toccare il denaro, ma non nel senso di non avere reddito, non poteva toccare la moneta. Erano tutti nevrotici. E allora sua moglie era incaricata di va a comprare il biglietto del tram. La moglie doveva andare, lui andava in tram, non essendo riconosciuto, e così via. Ha vissuto in esilio una parte considerevole della sua vita, per cui no. Era uno che non aveva rapporti pubblici, era un personaggio un po' sì. È uno di quelli che si è concentrato veramente nella sua opera, che il destino cattivo non gli ha mai lasciato finire. Che mai l'avrebbe finita, no? Non lo so, c'è chi dice di sì. Questo libro di Massimo che ho letto, perché me l'hai indicato tu, dice che invece è proprio il destino dell'opera. Oh, davvero? Anche secondo me. Il destino dell'opera di non... È l'ironia dell'azione parallela, che ovviamente non ha fine perché non ha senso, perché volendo perfezionarsi mai diventa... Io ho l'impressione che lì, a ascoltare un po' il testo dello scrittore, no. Ci sono tanti casi. Uno dei casi è che hai un collasso cardiocircolatorio seduto a casa sua. Non è che abbia fatto qualcosa di particolare. Lui era uno molto per fare la ginnastica isometrica, queste cose. Comunque, in ogni caso, uno è morto. Non lo so se lui non voleva finirlo, proprio non riesco a giudicare. Come ben sai, cosa vorrebbe dire finire? Si era infilato in un progetto il quale di per sé stesso
Sì, ecco, penso che sia... che lui volesse o non volesse finirlo, pianificasse o non pianificasse, pensasse o non pensasse, sognasse o non sognasse, che avrebbe trovato il bandolo e la cosa sarebbe diventata conchiusa e perfetta, aveva in sé, proprio perché voleva essere aveva in sé... perfetta nella maniera detta, aveva in sé il germe del non essere mai finito. Aveva il germe, difatti le sue cose corte. Anche il Cacciari ha scritto questo, perché io gliel'ho consigliato il testo l'altro giorno al Palma, perché mi è venuto su per caso su Amazon mentre cercavo la nuova edizione del Musil. Però poi non ho avuto tempo di leggerlo, ho avuto una settimana infernale. No, ho avuto una settimana meglio della mia, l'ha letto, quindi adesso me l'ha riassunto. Top. Non neanche tanto, no, a mio avviso è un libro un po' strano, nel senso che prende delle contingenze, ripeto, dei casi, del modo in cui queste cose sono state composte e le quasi trasfigura in una specie di destino epocale di questo tipo di ragionamenti. Vabbè, ma quello fa parte del guru. Ecco, quella è la componente guru. Sì, ci sono elementi di questo genere. Di interpretazione letteraria ironica, a che ci sta. Ho pensato anche io che è molto sensato che l'uomo senza qualità non sia mai stato finito e che ci siano valanghe di note che a seconda dei... Questo sì l'ho letto, l'introduzione alla nuova edizione, che a seconda della prospettiva storico-analitica e del significato che dare al libro le ricomponi in una maniera o nell'altra. Sì. Ecco, perché è molto divertente l'introduzione alla nuova edizione italiana. Curatori sono migliorissimi, dicono, ma i due inglesi che mai si chiamavano Kaiser e Wilkins and Kaiser, sì. Sì. Pensavano fosse oggettivo il loro ordinamento delle note non pubblicate perché era quello sequenziale temporale, invece non è detto e si dilungano a spiegare perché non è detto, va benissimo, è legittimissimo, no? Va benissimo secondo me come dire, lettura possibile della cosa. Poi, se decidi che ne fai la filosofia della vita, la generalizzi e ci trovi chissà che significati metafisici, lì scatta l'elemento guru. Che peraltro è quello che ti fa scrivere e vendere il libro, perché un libro su questa piccola cosa che abbiamo appena riassunto non lo scrivi, al più scrivi un saggio di 8 pagine. Sì, no, al massimo. Peraltro, per chi di voi vuole sorridere su questa cosa, c'è un saggio appunto sul guru, di un signore che si chiama Sperber, che è eccellente sul tema e appunto irride soprattutto la scuola dei guru di ordine francese. Cioè, se guardate quelle cose, il caso di Lacan è famosissimo, l'inconscio è come un linguaggio e non si capisce assolutamente cosa vuol dire. Il fatto è... Vabbè, dai, cos'è la versione di Cesto Sperber? Non lo conosco, ma è Sokal e Bricmon. No, è molto diverso. Non c'entra niente Sokal e Bricmon, non ce l'ha. Lui ce l'ha con il fatto che ci sono alcuni che usano l'oscurità come mezzo per terrorizzare il lettore, il quale... Per entrare. È la stessa roba di Bricmon, scusami, ma Bricmon e Sokal dicono esattamente questo. Io è stato uno dei libri, l'ho anche raccontato, più liberatori dell'intera mia vita, mi ha liberato degli incubi della tarda. Guardate una cosa che esiste sia in inglese che in francese che in italiano: Dan Sperber, effetto guru. Intanto è molto più rapido di Bricmon e Sokal, non ci sono le infinite citazioni di Lucy Regaré, di tutti questi personaggi. Vabbè, ma sono belle, cazzo. Sono belle perché ti liberano. Sì, ma voglio dire, per chi è... Adesso no, non ascoltatelo, guardate, su questo ascoltate me. Fa lo snob con Bricmon e Sokal. Bricmon e Sokal è un libro che tutti devono leggere, quelli che sono stati, come dire, forzati dalla vita a confrontarsi con Foucault, con Rigaré, con Derrida, con Deleuze e compagnia. Lacan, per non parlare. Leggetelo, è liberatorio. Io sono andato a farmi presentare Sokal alla NYU apposta e l'ho ringraziato a nome del Michele Boldrin ventenne che si sentiva idiota a leggere la camera che non capiva un cazzo. Dice, ma sta roba vuol dire un cazzo? Cioè, che cazzo dice? Ma sono così stupido. È stata una cosa liberatoria. Avrò avuto 40 anni quando l'ha pubblicato, una roba vecchia. Però, va bene. Adesso raccontaci di Sperber che invece non conoscevo, così me lo vado a guardare. Dan Sperber è uno che ha una formazione completamente diversa e Dan è quello che ha un po' smontato Lévi-Strauss, è uno di formazione antropologica. Ah, è quello lì! Sì, è quello lì. Ah. Ed è uno che ha fatto molti studi sul simbolo, su delle cose particolari degli antropologi. Sì. In vita sua si è convinto
che uno dei problemi era qual è la teoria, diciamo, non del linguaggio nel senso in cui lo uso io, ma la teoria della comunicazione. E c'è questa cosa famosa, che è diventata famosa, che adesso è un'area di studio vera e propria, che si chiama rilevanza. Secondo lui c'è un senso in cui uno dei famosi moduli a cui avevamo accennato è un modulo che calcola rilevanze, non decide fenomeni grammaticali, ma decide rilevanze cognitive, cioè cosa interessa a me. Tra i suoi svariatissimi interessi c'è una cosa molto bella che si chiama effetto guru, che vi suggerisco se guardate a queste cose. In ogni caso, se dovete leggere, ecco, forse questi sono proprio da evitare, cioè i vari Foucault, se non altro questi hanno un problema che è molto particolare, secondo me è abbastanza impressionante. Sono veramente effetti di moda. Cioè leggere adesso, che ne so, Althusser, sembra un po' di ascoltare i Pooh. Se vi ricordate i Pooh, è un po' di questo genere. E, su questo sono sulla formazione di fondo sono anche d'accordo, specialmente per tutto questo gruppo, tutto quel francesismo e le sue propaggini, sia italiane che americane. La cosa divertente è che questi vanno di moda adesso, in America sembrano andare più via sta moda, perché insomma, è cominciata a nascere finché... Dopo che sono arrivato qua, li ho visti spuntare nei dipartimenti di filosofia, humanities, storia, alla fine degli anni Ottanta, come molto importante. Sono passati più di 30 anni e sono ancora lì a dominare. Il volume è evoluto, ma insomma, sono ancora lì. I dipartimenti di humanities, che almeno nel mondo statunitense, Canada, Messico, anche Inghilterra, certamente Hong Kong e Australia, sono delle cose che passano nella letteratura comparata, in queste cose qua. Cioè io, fra tutti i personaggi che conosco, Quine era vivo quando Foucault pubblicava, non l'ha nemmeno mai menzionato. Per citare quello che era un po' come il gran cardinale del pensiero filosofico statunitense, in questo caso, che era il più famoso dei filosofi a Harvard e così via. Per cui questi qui, francamente, come voglio dire, in aree molto diverse dalle cose che Quine ha fatto, cioè John Rawls non ha detto nulla della prigione, cioè di queste robe in cui Foucault si agitava tantissimo. Rimane il maciullamento che Chomsky ha dedicato a Foucault, perché Chomsky aveva degli interessi politici fortissimi, cioè questa roba è pericolosa, questi sono non solo imprecisi nell'anima, ma sono dei veri ciarlatani, cioè raccontano idiozie. Lo guardate, è anche divertente, c'è un famoso, una discussione tra Michel Foucault e Noam Chomsky, sì. Su una televisione danese, irlandese, non mi ricordo più. Se cliccate YouTube e trovate il dibattito Foucault-Chomsky, che ha tutti i sottotitoli, per cui non vi preoccupate se non parlate le lingue. Uno diceva in francese, uno diceva in inglese, però è perfettamente comprensibile, è abbastanza illuminante, nel senso che c'è una persona che, quanto Foucault si autoqualificava come un progressista, anche radicale, anche rivoluzionario, quello che volete voi, e Foucault risulta francamente un ciarlatano, cioè a un certo punto dice, no, la morale non esiste perché ha detto il presidente Mao che esiste la morale borghese e la morale proletaria, cioè queste idiozie assolute che questi raccontavano. Comunque, io vi consiglio di leggere bene L'uomo senza qualità, altrettanto bene Sulla stupidità, che è ottimo, e a mio avviso, come breve introduzione, vi consiglio Perfezione dell'amore, che se non altro vi dà una cosa corta, Musil purtroppo è uno molto lungo, e è una cosa che dà da pensare, forse una cosa in cui, ecco, lì sì, si potrebbe parlare, perché ognuno ha delle sue idee su come sia un amore perfetto, il sottoscritto incluso. Io sì. Non dico che sia una cosa che si fa, che si trova, che si realizza, non sto dicendo questo, però... Io non so neanche cos'è l'amore. L'amore è una sequenza di attrazioni, cioè dei momenti di lussuria che si perpetuano. Quella roba lì. Ma questo sono completamente d'accordo. Sulla parete
qui. Sulla parete su una grande parete della casa della mia attuale compagna c'è scritto in grande con lo spray una frase che venne proprio a me quando iniziamo la relazione: Love is just a long sequence of lust. Sì, è quello più... Però, insomma, è un po' una definizione scherzosa. Ecco. Beh, in parte scherzosa, se a quello la rendi più robusta, la irrobustisci con sapere appunto stare zitti e capirsi lo stesso, cosa che trovo di una difficoltà allucinante. Le beghe fra amanti sono le più penose, proprio penose, nel senso che portano pena, e sono allo stesso tempo la pena, nel senso di ergastolo e detenzione. Se uno riuscisse appunto a stare zitti, a capirsi e avere una sequenza interrotta di momenti di lussuria, l'ast non è esattamente la lussuria, ma insomma, lasciatemela passare, di voglia... No, direi di sì, che l'ast è abbastanza lussuria. È abbastanza prossimo, non è esattamente... perché purtroppo luxury in inglese vuol dire sostanzialmente avere le scarpe di Prada. Lo so, perché per concettualmente lussuria e lust, driven by lust e Audi e Maserati dalla lussuria. Allora, guarda, finché fai una cortesia e leggi il messaggio privato qui su StreamYard, che così mi rispondi prima che chiudiamo, poi chiudiamo. Ti prendo sul serio, perché a me, io non ho nessun imbarazzo a parlare in pubblico delle faccende private, pur con un minimo di attenzione alle persone, alle cose, ai dettagli, che poi alla fine i dettagli si sono puro gossip, pura chiacchiera. Perché no? E seguiamo anche il consiglio, seguirò io il consiglio di Daniele, andrò a leggermi il libro di Badiou. Sull'amore io mi sono quasi sempre rifiutato di leggere cose, nonostante molti abbiano scritto. Credo che le prime cose che per caso ho letto sul consiglio della nostra comune e mancata amica Giovanna Sullivan, non menzionerò quali furono, e poi ho lasciato stare proprio perché, al di là di quella definizione che ti ho dato prima, Love is just a long sequence of lust, riesco molto difficilmente a capire cosa sia. Però mi affascina parlarne. Se ti va. Guarda, se vuoi... Per next week parliamo dell'amore. Next week va bene, parliamo dell'amore, però dovete mettervi in testa che non verrà citato nessun riferimento a persone, o morte o vive. Cioè non verrà detto nulla perché mi irrito. Ecco, su delle cose della mia privata esistenza mi irrita parlare di certe cose, però se veramente il popolo reclama, mi scoccio. Il popolo non reclama, l'hai tirato fuori tu tesoro, dai, adesso lo sta a girare. No, ma voglio dire, questa è una cosa che mi è venuta in mente perché è così. Se volete la settimana prossima ma non c'è nessun problema, però avendo noi blaterato in questa volta veramente blaterato, perché è una lunga digressione che spesso si allontana parecchio dall'uomo senza qualità. Dopo 1:40 io direi che ognuno passerà una buona serata con la colomba, con l'agnello, con quello che mangiate. No, non so, oggi cos'è? No, per i cristiani è venerdì santo, quindi la crocifissione. Vabbè, domani mangiate bene e prima di venerdì discuterò col professor Boldrin se parleremo della perfezione dell'amore. Sul tema consiglio molto 2 sonetti di Shakespeare da leggere bene. Perché il maestro aveva una penna considerevole e delle altre cose che forse leggerò prima di parlare. Grazie della vostra attenzione e buon cos'è? Lungo weekend, fino a lunedì di Pasqua, fino a Pasquetta, buon... Qui da noi la cosa è del tutto irrilevante, un weekend come tanti altri, se non fosse che mi hanno ricordato, in primis mio padre, ovviamente, perché io non mi ricordo, oggi pensati un po', è il venerdì cosiddetto santo. Oggi è venerdì santo. Occhio al pezzo, non so se ieri sera sei andata a cena con la Maria Maddalena, ma oggi ti crocifisso. No, Cristo ce l'ha. Il problema è che qui tutti sono veramente ansiosi perché finalmente i sindacati non fanno sciopero durante il lungo weekend. Per cui almeno domani, sia domani il sabato a partire da stanotte, domani domenica e lunedì tutti i trasporti funzionano, perché tutti quelli che vogliono andare in montagna, in campagna, al mare a vedere il suo amico, la zia e così via,
sono finalmente liberi di farlo senza che la cosiddetta lotta di classe rompa. Eccolo, vedi il solito Daniele che tira fuori. Sì, sono andato, mi ricordo, vedi, nei momenti, in un momento mio guru, io che non ho invece, al contrario di Adriano, particolare imbarazzo a raccontare aneddoti della vita, perché alla fine sono successi. Sono andato una volta apposta, siamo andati a Vienna proprio cercando di collimare con la cosiddetta Settimana Santa e ad ascoltare il Parsifal, che lo davano proprio la notte del giovedì, penso un po' a Daniele. Che roba, che pensiero simile, perché ebbi un giorno lo stesso pensiero che hai avuto tu. Parsifal, va bene, ragazzo. Zeitnot 66, grazie del consiglio. Finisci Schumpeter, Zeitnot. È tantissimo che non. Invece, a Zeitnot, che è una persona di vasta e interessante cultura, magari una volta parlate di Schumpeter, Boldrin e Zeitnot, che non sarebbe. Perché Palma va benissimo, glielo abbiamo detto se tre mesi, so che c'è sempre lì che dice devo leggerlo. Ah, che non è tanto difficile, tipo leggerlo in diagonale. No, non è tanto difficile, e ecco, è uno degli autori interessanti, è uno di un altro di questa galassia Mitteleuropa che finisce negli Stati Uniti e che ha un grande successo. Per cui forse vale la pena, però se volete l'amore, vabbè, non mi spezzo ma mi piego. Grazie della vostra attenzione e vada e comunque vi informo che la cosa che ha citato prima, perché poi gliel'ho chiesto, del Dan Sperber, non è un volumetto, è probabilmente in un volume, ma è un articolo breve che trovate anche facilissimamente sul sito di Dan Sperber, sulle sue pagine web. Lo trovate? Sì, appunto, ma non lo trovate, cioè io cercavo di vedere se era un libretto e non è un articolo. No, credo di no, forse è entrato in qualche libro, comunque è nato come una specie di quasi di sfoglio. Lì il PDF che mi hai mandato, che a cui mi hai dato la connessione, dice che è Springer Verlag, per cui... Sì, ma non so se è stato pubblicato da una rivista, veramente adesso non mi ricordo più. Sì, era solo per è completamente... E state attenti a non confonderlo con usate Dan e non Daniel, perché c'è un rabbino molto noto, molto di moda, che si chiama Daniel Sperber. Sì, Sperber, però vi porta per strade strane. Dan, questo, il Dan Sperber in questione, che io conoscevo un libro solo di costui, che è Dan, il figlio di uno Training Culture and Naturalistic Approach. Dan è il figlio di uno scrittore famoso, che è uno dei personaggi di questa Europa strana, e lui appunto ha subito tutti gli sballottamenti dell'epoca, adesso è un signore più che maturo, molto adulto, ma in quel caso l'articolo è corto, e su questo effetto di guru secondo me si applica anche a molte cose che sono lontane da quello che interessa a Dan. Lui si interessa soprattutto di problemi diciamo tipo Pascal Boyer, di psicologia cognitiva sotto molti aspetti, e di una delle forme di avvicinarsi alla comunicazione che non è il linguaggio, proprio alla comunicazione, come e perché certi aspetti dei nostri comportamenti sono diretti a provocare un effetto. Secondo lui si provoca un effetto di rilevanza, quello è facile da leggere. L'effetto guru è una cosa più facile, più leggera, ed è più che altro un'irrisione appunto del paludato guru che a ogni 8:30, ogni sera alle 8:15 comincia a, i nomi li sapete per cui non vale la pena, o peggio ancora, quello là, come si chiama? Quello di Non è l'Arena, che è ancora peggio, che sono solo guru che si scornano fra di loro. Cos'è quello di che Non è l'Arena? Si chiama Giletti. Ma va bene! No, ma la gente gli domanda queste cose, ma signor Giletti, lei cosa pensa? Ne sa della mafia quanto me, cioè niente. E però c'è un aspetto della cultura austriaca che... Si vede che deve essere stato, secondo me, in Italia, vero? Cioè davvero la gente tratta Giletti... C'è una cosa, poi mi sto zitto perché ho troppo parlato, ma davvero, c'è una cosa su cui uno cattivo, se Musil fosse vivo o se Krauss fosse vivo,
bisogna sfottere i giornalisti. Questa specie di pandemia delle cretinate, in cui loro sanno di tutto e il contrario di tutto, e anche se non sanno niente, ne parlano lo stesso. Sono d'accordissimo, ma dimmi, Adriano, ma abbiamo costruito Liberi Oltre su questo, su un moto dell'animo, sì. Su un moto dell'animo. Io sono qui a causa dei giornalisti. Tu e io no, siamo sono d'accordo. Ma appunto, che non potendo di più di leggere puttanate e libri, questi pubblicano un libro al mese, con dei toni che hanno capito tutto, dicono delle puttanate in vere conde, l'intero povero paese chiamato Italia. Anche questo è vero che è un fenomeno mondiale, però santi Dio, come si chiama Friedman? Tom Friedman, quello del New York Times? Tom Friedman è un giornalista del Times, sì. Esatto, Tom Friedman, anche lui pubblica ogni tanto dei libri molto di successo, però cazzo, almeno ci fa un po' di lavoro, voglio dire, non è che diventa un grande storico all'improvviso, però sono leggibili. Le puttanate di questi in Italia sono vergognose, una balla dietro all'altra. E sono appunto i guru e hanno costruito l'opinione pubblica. Sono i vari Sallusti e Giordano e Giletti. Televisivi, soprattutto quelli televisivi. Ormai in Italia è il dominio dell'immagine. Forse quelli della Cloris a Formigli, da Santoro appunto a questo Giletti. E via andando, fra un po' anche la Berlinguer pubblicherà dei volumi di filosofia. Non penso che questi pensano di essere filosofi. Penso non li hai conosciuti, sono scappato dalle loro trasmissioni perché li conosci, questi penso di essere di più di filosofi. Questi sapendo l'assoluto cazzo di nulla, perché non hanno studiato una sega in vita loro, fammi parlare, mi stai parlando sopra, sta buono un attimo. Questi pensano che qua mi hai scatenato. Ah, questi pensano di essere Heidegger re di vivo. Pensano di essere Karl Marx, tra l'altro sono tutti educati a licei, fuori dallo stesso ambiente culturale, siano essi di destra o di sinistra, in cui questa specie di loro funzione giornalistica dell'intellettuale pubblico, loro sono dei rivoluzionari, sono i trasformatori della società. Ma santi Dio, lo facessero cercando di apprendere qualcosa? No, siccome secondo loro essere trasformatori della società vuol dire avere una grande audience, si sono specializzati in attirare gli intestini degli esseri umani e producono cacca. Prego. Per sfortuna, a differenza dei tempi di Karl Kraus e Robert Musil, il mercato premia questo. Cioè, se tu ascolti anche negli Stati Uniti, che sono spesso remoti dalle realtà europee, la gente si fida implacabilmente di Oprah Winfrey. Che appunto non è affatto che so, ma chi si fida di Oprah Winfrey? Gli stessi che si fidavano di, come si chiamava l'italiana? Non so. Quando Osiris. Chi è? Gruber? No, quella che è anche finita in galera, perché non so che cazzo di truffa avesse fatto. Non lo so. Giornalista che è finito in galera, non lo so. Oprah Winfrey è una giornalista come io sono. Signora simpatica. Ma è uguale, nel senso che il giornalismo eseguito da Santoro è esattamente come le acrobazie eseguite da me, che vi consiglio di non guardare mai perché fanno schifo. C'è uno che casca dal trapezio e muore, per cui non le faccio. Mi spiace che sia sparito Zoc, è morto. Non si vede nel circo. Non vogliamo neanche a Zoc, nonostante Zoc avesse un particolare amore per me, mi dicono, perché mi aveva bloccato dappertutto. Però nei social sembra che Zoc passasse il tempo a insultare il sottoscritto quale problema avesse, un po' come questo Nico Piro, stessa roba. Poi la cosa divertente di questi, siccome sanno, in realtà loro lo sanno, non sono così tonti, sanno di vendere fuffa a chi cerca fuffa per imbonirsi, appena arriva qualcuno a rompergli le balle e a metterli in castagna lo odiano. È successo a me come è successo a tanti altri, che vai lì e dici: ma scusi, lei ha appena detto ABC non sta né in cielo né in terra, ecco i dati. Farebbe una discussione pubblica sull'argomento, così mi spiega, perché io non ho capito un cazzo, perché ABC sono veri. Allora a quel punto scappano tutti a gambe levate, che è una delle ragioni per cui mi piace la discussione pubblica, Adriano. Poi delle volte non va neanche bene, giusto la settimana scorsa ho avuto la orrenda idea di essere gentile e affabile con uno che va da guru e purtroppo poi la gente non capisce che questi parlano avanti.
Quando parlano a vanvera bisogna proprio dirglielo, dirglielo brutalmente e ripetutamente. Stai parlando a vanvera, nessuna delle cose che dici. Il mio avviso... L'atteggiamento tuo che vuole essere distaccato, posso dire, purtroppo con questi non funziona. Sì, li ignori, hai il grande vantaggio che tu li ignori, io non ce la faccio ignorare. No, a parlare con Zoc non parlo, però... No, no. Io con Zoc invece parlerei, perché? Perché a seguito... Potete spingere quasi... Costringere e spingere a parlare dell'amore, il che mi provoca difficoltà considerevoli. Zoc. L'hai tirato fuori tu. No, no, ma difatti lo sto dicendo. Che ha sempre fatto così con me, tutta la vita. Cioè, poi sceglie una roba, ti porta a farla, poi dice: no, sei stato tu. Non è un problema dell'origine. Sto solo dicendo: una delle cose è che probabilmente la tua tesi, che è rispettabile, che bisogna dire al ciarlatano brutalmente sono ciarlatanate, virgola, idiozie, non sta né in cielo né in terra, secondo me molta gente prende paura, perché nel minuetto, soprattutto mediatico, è male dire a uno: guardi che secondo me lei è cretina. Non si può dire a uno, cioè, capito? Se ci fosse un dibattito con Orsini, la prima cosa da dire: guardi, secondo me lei è affetto da cretinismo, non so se sia un dato di gravi malattie cerebrali, se sia nato cretino per difetti genetici, se sia diventato cretino pensando in idiozie, se giochi il ruolo del cretino, perché si può anche fare Franco Franchi e Cicin Grassia, non è obbligatorio che chi recita il cretino sia individualmente cretino. Orsini non lo so, penso che sia quello che recita, però forse questa è anche un'interpretazione benevola. Sì, alcuni sono quello che recitano, altri no. Altri sono degli astuti con strutture etiche diverse dalla tua. Sì, penso di sì. Va molto bene. Disposti a mentire e a inventare storie pur di aver successo. Va bene, ragazze e ragazzi. No, no, ma finisci la frase. Sì, secondo te non vale la pena, lo so. Sai, me lo pongo spesso il problema, proprio in questi giorni. Dai, oggi tempo qua, facciamo un saluto. Dai, di alla tua compagnia. Non penso valga la pena, perché penso che la persona che viene brutalizzata si autopersuade, nel caso, che Boldrin è un cialtrone violento e soprattutto un prevaricatore, violento non nel senso di dargli schiaffi, ma un prevaricatore. E dall'altro lato il pubblico, che è composto largamente di ebeti, prende l'idea che non si può essere maleducati, e è maleducato dire anche a uno cretino che è cretino. Ma sono d'accordo. Guardate, quando ha detto che quando il pubblico è composto in una maggioranza di abiti, non si riferiva a voi né a quelli presenti, né a quelli che ci ascolteranno durante la settimana. Una grande percentuale dell'ascoltatore medio di 1, 2, 3, 4, 5, non so quanti siano i canali di Berlusconi, insomma, da canale 5 in poi, dai tre altari della Rai, dalla 7, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una percentuale considerevole di questa gente che è un po' inebatita da un sistema comunicativo un po' farlocco e un po' che grida molto. Uno degli effetti di rilevanza, su questo sono anche intelligenti, è che gridano all'infinito. Cioè la gente si autopersuade che, ad esempio, sull'amore bisogna ascoltare Maria De Filippi. È tanta gente. Programmi di un successo infinito. Non pochi gruppi di deviati, proprio gruppi di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone. Questo è proprio... Filippi è un'altra guru di un certo modo. Guru. Adriano, davvero finiamo, lascia che ti dica, così lo dico anche pubblicamente. In realtà hai cinicamente ragione tu, nel senso che è così, ed implica questa forma che quasi tutti i miei amici, per dire, che si sono dedicati in vita o si dedicano alla professione intellettuale hanno, di distacco un po' sprezzante per questo mondo. Io, essendo sempre stato perturbato nella mia personalità da questo afflato cattolico, che le masse saranno anche la gente, insomma la grande maggioranza, saranno anche forse non particolarmente acuti e non particolarmente disposti a ragionare e a cercare, però meritano che gli si venga offerta l'opportunità di ragionare, mi ci butto regolarmente in vita mia, questa sarà l'ennesima volta, perché poi è una variante di quando ci ho provato con la Lega, e poi mi ci pento, nel senso che regolarmente fallisce. Infatti sto anche riflettendo
ridurre di molto la mia disponibilità a discutere in rete, su canali YouTube, con personaggi dubbiosi, ecco, diciamo così, dubbiosi, dalla dubbiosa onestà intellettuale, perché frustra. Poi, tra l'altro, si finisce pesantemente insultati. Ah, insomma, io ho anche la pelle spessa ormai, però l'insulto pesante. No, ma non è solo... Annoia, ecco, scoccia. C'è un aspetto, ci sono tre cose. C'è un aspetto di irritazione personale all'insulto che può essere in parte prodotto dalla cosiddetta maleducazione, in parte prodotto dal fatto che questo non ha argomenti e quindi sputa insulti. C'è un aspetto che è irritante, nel senso che devi subire, a volte con un mezzo sorriso, le cosiddette frasi, dette argomentazioni di un deficiente. Il terzo è, ed è l'aspetto in cui forse sono troppo cinico, questo qui non cambierà idea mai. Cioè lui si è convinto che ci sia una roba profonda che è in qualche modo immersa in Lacan che io non ho capito. Lacan è un esempio, d'accordo? Ci sono molte persone che pensano che nei ragionamenti di Foucault ci sia una verità profonda che io manco di capire perché sono... o bianco o non omosessuale o non sono un paziente psichiatrico e così via, così via, così via. Qui lasciate perdere il problema di merito. Il problema è che questo qui non cambierà affatto di un millimetro quadrato le sue opinioni ascoltando sia il gentile sfottò che il brutale, ma lei è cretino, dice cose che non stanno in cielo in terra. Gli esempi sono dozzine, anche pubblici. Cioè le idiozie che adesso è un anno e mezzo, questa cosa è dal febbraio 2022, il signor Orsini continua a dire che la Russia vincerà. L'aveva detto anche a febbraio, cioè arriveranno e prenderanno Kiev in meno di 3 settimane. Adesso è passato un anno e mezzo, quindi come c'è stato il tempo di mettere sotto provetta e di mettere al test l'esperimento, e questo qua continua a dire le stesse cose, che vuol dire che anche, come dire, pervicacemente immune dalla realtà. Credo che più insulti non aiutino. È un mio parere, comunque in ogni caso, io non ci vado perché l'effetto di noia mi fa star male, poi perdo anche l'energia di rispondere. Grazie dell'attenzione e alla settimana prossima. Ciao, ciao Boris. Ciao. Ciao.